Festa della Toscana edizione 2024 dedicata al genio e all'innovazione. Domani, sabato 30 novembre alle 10, la seduta solenne del Consiglio regionale. Nel pomeriggio le tante iniziative di Palazzo Aperto. Bilancio di previsione 2024-2026, approvata la terza variazione al bilancio, con 25 voti a favore PD e Italia Viva e 11 contrari Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto Merito e Lealtà. Fondazione Teatro della Toscana, la comunicazione del presidente Giani, accolta la proposta della presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi per un confronto più ampio in una seduta degli Stati Generali della Cultura dedicati ai teatri della Toscana. Si moltiplicano le iniziative per festeggiare la 25esima edizione della Festa della Toscana, quest'anno dedicata al tema Toscana, terra di genio e innovazione. Una serie di eventi e manifestazioni presentati in una conferenza stampa che, come da tradizione, saranno aperti con la seduta solenne del Consiglio regionale alle 10 di domani, 30 novembre, nel cinema La Compagnia a Firenze. Le novità di questa edizione sono state presentate dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Tanto sono davvero felice di poter quest'anno parlare di un tema che a me è caro, genio e innovazione. La Toscana è terra di arte, terra di culture, terra di bellezza, ma anche una terra di innovazione. Più innovazione vuol dire più diritti. Questo è il tema attorno a cui noi vogliamo costruire questa festa. In questi anni siamo partiti dall'abolizione della pena di morte, che è alla base della Festa della Toscana. Abbiamo sviluppato il tema della libertà, abbiamo sviluppato il tema di dare voce a chi ha meno voce, abbiamo combattuto le parole d'odio e quest'anno invece vogliamo provare a trasmettere anche un messaggio di speranza. La Toscana è una terra che nel tempo, penso a Galileo Galilei, al metodo scientifico, penso a Michelangelo, penso a Leonardo da Vinci, ha cambiato il modo di vivere di tanti cittadini di tutto il mondo e quindi vorremmo proprio che attorno a tutto questo traguardassimo il prossimo anno. Lo scorso anno l'abbiamo dedicato a Don Lorenzo Milani, in quella I Care, in quel prendersi cura, in quel tendere la mano, ci sta un pezzo dell'idea della nostra Toscana. E oltre a tendere la mano bisogna guardare con speranza e ottimismo al futuro. E questo è il messaggio che noi vogliamo mandare alle cittadine e ai cittadini toscani. Per me è un grande onore partecipare a questa edizione della Festa della Toscana, ha detto la compositrice e pianista Giulia Mazzoni. Per me è un grandissimo onore partecipare a questa edizione della Festa della Toscana e aprire questa iniziativa Palazzo Aperto con in realtà più di un concerto. Saranno dei mini concerti suddivisi in tre momenti: preludio, che aprirà la mattina al Teatro Cinema La Compagnia, e poi al pomeriggio ci sarà atto primo e atto secondo, dove appunto le persone potranno visitare il bellissimo Palazzo Bastoggi e poi anche ascoltare, suddivisi in questi due atti, questi momenti musicali. Con lo spettacolo La nostra gente racconteremo la Toscana dei toscani, ha detto l'attrice Gaia Nanni. Io sono felice, lo posso dire, sono davvero contenta perché sarò insieme ad Alessio Sardelli, grandissimo attore, e Roberto Beneventi alla Fisarmonica, e ci siamo messi in testa di raccontare la nostra gente, che però è un po' anche la vostra di gente, perché io mi ricordo quello che sanno tutti, voi vi ricordate quello che so io, è una storia collettiva. Siamo partiti dal basso, perché io nel basso ci sto volentieri, cercando di parlare di genio, sì, e di innovazione, ma partendo dalle nostre persone, da chi in maniera ordinaria ed straordinaria ha lottato tutti i giorni nella nostra Toscana. Si tratta di una edizione straordinaria della Festa della Toscana, ha spiegato il vicepresidente Stefano Scaramelli. Una edizione straordinaria della Festa della Toscana che vede il palazzo protagonista, il palazzo dei cittadini toscani,
è l'idea di far riappropriare le istituzioni al cittadino, alle persone che possono vivere il luogo delle istituzioni. Sarà una giornata piena di iniziative di carattere culturale e non solo, ovviamente il Consiglio straordinario dedicato a quello che è la storia della nostra identità, riconoscere i nostri valori, la nostra storia e poi soprattutto l'arte, la cultura, la divulgazione di un palazzo che è la storia della Consiglio regionale della Toscana. È un motivo di soddisfazione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente Mazzeo ha voluto fortemente questo elemento di innovazione che ha condiviso con l'Ufficio di Presidenza, un palazzo che si farà ritrovare anche rinnovato per quanto riguarda la propria estetica di accoglienza e sarà anche un luogo di bellezza, così come è giusto che sia la casa di tutti i cittadini toscani. Ci sono stati grande sintonia e grande impegno comune su questi temi nell'ufficio di presidenza, ha detto il vicepresidente Marco Casucci. Dobbiamo essere tutti particolarmente orgogliosi di essere toscani. Dobbiamo essere tutti particolarmente orgogliosi di essere toscani. Il primo Stato al mondo, il 30 novembre 1786, ad aver abolito la pena di morte. L'impegno deve continuare in questa direzione perché purtroppo ancora in troppi stati, in troppe legislazioni è prevista la pena di morte. Quindi dobbiamo dare un messaggio significativo sotto questo punto di vista. E lo possiamo dare come abbiamo deciso tutti insieme in ufficio di presidenza, difendendo e promuovendo le nostre identità, le nostre specificità. Quest'anno il titolo Genio e Innovazione è particolarmente puntuale e notevole sotto il profilo proprio della valorizzazione dell'identità toscana. Lasciatemi concludere esprimendo l'auspicio che le istituzioni tutte siano sempre attente nel difendere e nel promuovere la nostra identità. Il pensiero va alla crisi della moda che vede il rischio di perdere delle competenze che hanno reso grande la nostra Toscana. Stringiamoci tutti insieme perché questo rischio non lo possiamo accettare. Per il segretario questore dell'Ufficio di Presidenza Francesco Gazzetti si tratta di un'occasione di riflessione, di rilancio del senso della Toscana. Occasione di riflessione, di rilancio anche del senso della Toscana, di una comunità che ovviamente è in grado di accettare e di cogliere le sfide e le opportunità anche di questo nostro tempo. Devo dire che con la guida del Presidente Antonio Mazzeo, con il lavoro di squadra di tutto l'Ufficio di Presidenza, stiamo riuscendo a fare sintesi anche delle varie istanze dei territori per lanciare un messaggio che sia un messaggio che cerchi di parlare a tutte le toscane e a tutti i toscani. E le iniziative messe in campo vanno proprio in questa direzione, con un grandissimo anche gesto di apertura nei confronti della cittadinanza che in questi luoghi è non solo ospite ma è a casa propria. Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana, al termine di un lungo dibattito in aula, la terza variazione di bilancio, che stanzia circa 70 milioni per chiudere il bilancio della sanità del 2024. L'atto è stato approvato con 25 voti favorevoli del PD e di Italia Viva. La variazione interviene quasi esclusivamente in ambito sanitario, recuperando risorse del bilancio ordinario per metterle a disposizione della spesa sanitaria per un contributo aggiuntivo a favore degli enti del servizio sanitario. Sentiamo le parole del Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Una terza variazione di bilancio che porta a una variazione delle risorse di entrata e di spesa della Regione Toscana che sono sul 2024 di circa 55 milioni di euro, sul 2025 di quasi 21 milioni di euro e di oltre 8 milioni di euro sul 2026. Si tratta di un'operazione con la quale vengono messe a disposizione del Servizio Sanitario Regionale risorse del bilancio della Regione Toscana.
risorse che hanno una diversa fonte, una diversa origine, che per 40 milioni vengono da una revisione del gettito derivante dalla manovra relativa all'addizionale regionale IRPEF e che poi per il resto sono in parte dovute a prelievi che vengono fatti dai fondi di riserva, quindi somme che erano già state accantonate nei fondi di riserva, e in parte invece sono il frutto di una sostituzione del cofinanziamento regionale alla programmazione europea del FESR 2021-2027. Siamo la regione che politicamente fa una scelta di tutela e valorizzazione della sanità pubblica e mette più risorse sulla salute dei cittadini, che è il nostro primo obiettivo. Queste le parole del presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. Siamo la regione record, quella che politicamente fa una scelta di tutela e valorizzazione della sanità pubblica e mette più risorse, naturalmente privandole alle altre attività ordinarie del Consiglio, ma per noi la salute dei cittadini è il primo obiettivo che ci poniamo. Con questi 330 milioni noi consentiamo al sistema sanitario regionale di essere primo nella scelta di un ospedale che Agenas, l'agenzia del Ministero, fa, l'ospedale di Careggi, come il migliore d'Italia. Consentiamo a 4 ospedali di essere fra i primi 20. Consentiamo di offrire tutta quella serie di servizi che ci porta ad essere nei LEA, i livelli essenziali d'assistenza, fra le prime 3 regioni rispetto alle 20 regioni, così come certificato da Agenas, l'agenzia del Ministero. Insomma, avere risultati davvero di cui i cittadini toscani possono essere orgogliosi e consapevoli che in Toscana la salute dei cittadini e la sanità è il primo degli obiettivi. Da questi banchi daremo ovviamente una lettura diversa, ha detto Elisa Tozzi, Fratelli d'Italia. Questa continua rincorsa per raggiungere l'equilibrio in sanità ci preoccupa. Ma noi viviamo uno squilibrio strutturale ormai sui conti della sanità e quindi di fatto quella che era la promessa, l'impegno di una riduzione dell'IRPEF è stata totalmente disattesa, ma quello che temiamo è che sarà disattesa ancora per diversi anni. Questo perché di fatto questa regione in questi ultimi 4 anni con questa gestione sostanzialmente non è stata capace di arrivare a comprendere dove è la falla del sistema sanitario. La legge 40 prevede espressamente che si debba effettuare un monitoraggio e un controllo costante sugli indicatori di risultato delle aziende sanitarie, il che vuol dire che i direttori sanitari non possono e non debbono avere una capacità di spesa che è illimitata e non soggetta a forme di controllo e monitoraggio. Ecco, tutto questo è sfuggito. Di fatto noi abbiamo centri di costo che in tempo reale spendono diciamo per le cure dei toscani, quindi durante la normale attività sanitaria, quello che però non viene diciamo considerato e non viene monitorato abbastanza è come si possa in qualche modo far sì che il contenimento delle spese sui farmaci, sui dispositivi diventi una costante. E adesso il commento di Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Sì, questa variazione di bilancio di fatto cerca di colmare il buco della sanità, 330 milioni nel 2024 destinati dal bilancio ordinario alla sanità perché Giani non riesce a controllare la spesa. Per quanto riguarda poi le altre voci, ci preoccupa molto il fatto che si stornino dalla contabilità ordinaria del dissesto idrogeologico, quindi dove si fanno interventi e progetti di prevenzione, alla contabilità speciale di Giani, commissario di governo, per gli interventi in emergenza, perché questo significa non fare appunto prevenzione ma intervenire soltanto a posteriori. Come al solito Giani promette e non mantiene, perché aveva detto che la manovra sull'IRPEF sarebbe stata limitata al 2024 con un gettito di 200 milioni, in realtà il gettito è addirittura superiore, oltre 240 milioni, tutti vengono mandati diciamo a coprire il buco della sanità e naturalmente oltre a questo c'è un ulteriore storno di 92 milioni dalla spesa ordinaria sempre al buco della sanità regionale. Di prebende assicurate un po' a pioggia, come 400.000 euro per ristrutturare la Villa Medicea di Careggi, ha parlato Andrea Ulmi, gruppo misto Merito e Lealtà.
ci sono proprio dei fattori che non reggono. Per quanto riguarda invece i 70 milioni che attengono a questi, diciamo, liberi da poter reinserire, mi fa pensare che, siccome 40 derivano dal maggior introito per l'addizionale IRPEF, questi non vengono reinseriti affinché non si abbia una nuova addizionale IRPEF per quest'anno, ma probabilmente quella che doveva essere una tantum diventa invece una tassa costante. E questo, diciamo, non va bene, perché Gianni di fatto si rimangia quello che aveva detto lo scorso anno. Per quanto riguarda poi gli investimenti, fin dalla terza commissione si dice che ci sono questi 70 milioni da investire, ma non si dice dove. Tanto è vero che buona parte di questi soldi vengono investiti non in sanità. Una delibera approvata il 18 di novembre dice che ci verrà pagato 1 milione di un contenzioso che la Regione ha perso. Secondo Giovanni Galli della Lega, la sanità toscana, pur tra le migliori in Italia, presenta uno squilibrio economico elevatissimo. La terza variazione di bilancio riguarda solo ed esclusivamente un importo che viene messo ancora di più nella sanità. Si parla di 70 milioni, dei quali 40 vengono appunto dall'addizionale IRPEF che è stata inserita l'anno scorso per coprire il buco di bilancio della sanità. Questo vuol dire che non sono bastati i 200 milioni, perché se è vero che l'addizionale IRPEF ne ha portati 240, i 40 potevano servire a qualsiasi altra cosa. Invece la Giunta e il Presidente, insieme ad altre voci, è andato a mettere insieme una cifra di 70 milioni per metterla nella sanità. Questo vuol dire che il deficit ormai è strutturato, il deficit ha bisogno sempre e comunque di risorse esterne, e questo ci fa capire quello che ormai stiamo portando avanti da diversi anni, che quella riforma del 2015 si è dimostrata e si sta ancora oggi dimostrando un fallimento. L'accorpamento delle tre ASL doveva diminuire i costi, l'accorpamento delle tre ASL doveva dare dei servizi migliori. Noi riteniamo, al di là di quello che si continua sempre a dire, che la sanità della Toscana è un'eccellenza in Italia, è un'eccellenza grazie ai professionisti, grazie ai medici, grazie agli infermieri, agli OSS, a tutti coloro che si mettono a disposizione, ma non certamente dell'efficienza che riguarda appunto la Regione e chi dirige. Il presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni del PD, ha sottolineato che, nonostante le difficoltà finanziarie dovute ai tagli nazionali e alle sfide che il sistema ci propone, la Toscana riesce a garantire la copertura per il funzionamento della sanità pubblica. L'IRPEF, se in caso se ne ragiona con il bilancio che verrà fatto il mese prossimo, la variazione è solo una modifica dell'allocazione di risorse di bilancio, e in particolar modo una variazione importante perché trova le risorse mancanti per coprire completamente la spesa sanitaria dello scorso anno, e quindi così noi abbiamo il sistema sanitario che trova una completa copertura delle proprie spese. Nuovamente è la Regione Toscana con il proprio bilancio che si fa carico della copertura di una spesa, quella sanitaria, che invece dovrebbe trovare completa copertura nei fondi statali, che continuano a non mancare. 330 milioni alla fine, con quest'ultima variazione, diventano i soldi che la Regione e che i toscani mettono per finanziare una spesa che dovrebbe essere completamente finanziata dallo Stato con il Fondo Sanitario Nazionale. Marco Stella, Forza Italia, lamentando l'assenza della Giunta al dibattito, ha ricordato che il governo nazionale ha stanziato 2,5 miliardi aggiuntivi per finanziare il sistema sanitario nazionale, ma la maggioranza, che ha sempre gestito la sanità in questa regione, continua a dare la colpa al governo e all'opposizione.
Ma il tema vero è che nessuno sa dove vanno queste risorse, il tema vero è che questi 250 milioni di euro nessuno sa a cosa sono serviti, la sanità continua ancora oggi a non funzionare, in Toscana non si fa prevenzione, ci sono delle intere zone della Toscana dove non vengono rispettati i livelli minimi delle prestazioni entro i tempi stabiliti. Io sono andato a vedere una mammografia nell'area del Casentino, nell'area nord della Toscana, si va oltre i 120 giorni previsti, il che significa una diagnostica non viene fatta in maniera precoce, può darsi che si sviluppi un tumore. Penso alla cardiologia, tantissime volte i giornali hanno evidenziato come nella zona del distretto di Empoli la cardiologia va oltre i 120 giorni, ma così basta andare sul sito della regione per vedere le linee rosse. Ecco, quei 250 milioni a cosa servono? Rimane questo grande interrogativo, noi abbiamo sempre avuto la sensazione che servono esclusivamente per coprire i buchi di un bilancio che è diventato strutturale, il buco di bilancio nella sanità toscana, e un sistema sanitario che non funziona. E adesso il commento da parte di Stefano Scaramelli di Italia Viva. Una variazione necessaria che mette in sicurezza finanziaria il bilancio della Regione Toscana. Italia Viva sostiene queste politiche soprattutto a vantaggio del welfare, del sociale e della sanità. È una tenuta dei nostri servizi che diventa un'eccellenza a vantaggio delle persone. È evidente che sta migliorando il livello dell'erogazione dei servizi, che ci trova a condividere un'impostazione che deve soprattutto privilegiare il sistema sanitario pubblico e universale nella nostra regione. Infine le parole di Antonio Mazzeo del PD. Noi abbiamo bisogno di più risorse per far funzionare meglio la nostra sanità pubblica. E mi spiego meglio. Certo, noi possiamo riorganizzare i servizi, farlo meglio, ma oggi il livello del trasferimento nazionale per la sanità è un trasferimento che non è in grado di dare tutte le risposte che servono ai cittadini. Quindi noi facciamo oggi la nostra parte per l'ennesima volta, nel senso che facciamo una variazione di bilancio che sposta delle risorse da altri capitoli del bilancio regionale al bilancio della sanità. Ecco, io vorrei che nel futuro, noi abbiamo mandato una proposta di legge al Parlamento e domando perché il Parlamento non la calendarizza. Noi ed altre regioni lo abbiamo fatto. In quella proposta di legge chiediamo di portare i trasferimenti al sistema sanitario nazionale e quindi a quelli regionali al 7,5% del prodotto interno lordo. L'inflazione è aumentata, i costi della vita sono aumentati. Oggi mediamente intorno al 6,3%. Pensate con quelle risorse in più come potremmo lavorare per ridurre le liste d'attesa, per cercare di dare risposte migliori ai cittadini, per costruire una sanità territoriale di prossimità. Ecco, la strada è questa. Poi noi dobbiamo fare sempre di più, sempre meglio, ma permettetemi di dire che io sono orgoglioso del nostro sistema sanitario regionale, delle professioniste e dei professionisti che lo rendono uno dei migliori d'Italia. Si svolgerà nell'ambito degli Stati Generali della Cultura un approfondimento sui contenuti e le richieste emerse in Consiglio regionale dopo la comunicazione della Giunta sulla Fondazione Teatro della Toscana. È quanto è stato deciso su proposta della Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi del PD. Sentiamola. Devo dire che mi ha fatto piacere la reazione dei colleghi di opposizione alla proposta di ricondurre tutte le valutazioni in seno agli Stati Generali della Cultura che sono in corso in Regione Toscana tra Consiglio e Giunta, perché le loro risoluzioni che avevano luci e ombre inquadravano alcune giuste osservazioni e necessità insieme a considerazioni che avremmo dovuto emendare se fossimo arrivati ad una proposta di votazione, confluiranno così in un dibattito che potrà tener conto delle istanze di tutti. Ho fatto loro presente che molte delle loro considerazioni un po' erano invecchiate nel corso delle settimane, perché certi pericoli, tipo il pericolo che non si avviasse la stagione del Teatro di Rifredi, erano rientrati, la stagione brillantemente iniziata venerdì scorso, fra l'altro con un bellissimo spettacolo per il pubblico più giovane, molto appassionato, nuovo e interessante, e
così potremo negli stati generali ascoltare tutti i soggetti coinvolti, fare una valutazione corale e, se possibile, arrivare ad un atto unico condiviso. Se non sarà possibile, faremo due proposte risolutive che riporteremo in aula separate tra maggioranza e opposizione, ma io mi auguro che, di fronte alle tecnicalità ben spiegate, ai bilanci illustrati da chi li detiene e li amministra, di fronte a un confronto diretto con la complessità del sistema teatrale toscano, si possa davvero arrivare ad una ad un atto di indirizzo unitario e corale. Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, il presidente Giani aveva fatto il punto sullo stato della fondazione, ma gli atti collegati sono stati discussi nella seduta successiva. Sono state ritirate tutte le risoluzioni per accogliere un confronto più ampio proposto da Giachi, che ha spiegato: l'idea è quella di convogliare i temi delle vostre risoluzioni in un'apposita seduta degli stati generali della cultura che dedicheremo al sistema teatrale toscano. Adesso sentiamo a tal proposito le parole di Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà. Sui teatri la mia valutazione politica è che si fa di nuovo dell'assistenzialismo, perché finisce sempre per dover mettere tanti soldi, di avere un pozzo di San Patrizio di debiti, tanto 1.800.000 euro è un'esagerazione, ma dobbiamo valutare bene dove finiscono questi soldi, perché a partire dalla scuola di teatro, a partire dagli emolumenti per il direttore artistico, mi sembra che si ecceda un pochino. Inevitabilmente anche è giusto che un'istituzione e una città come Firenze abbiano i teatri di tipo nazionale e conseguentemente ci sia l'unione di più teatri per poter mantenere questo status, però non si deve fare a dispetto dei santi. In particolare, per esempio, la domanda perché sia andata via la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze da ente fondatore è una domanda che dobbiamo dare delle risposte. Ora, nella contestualizzazione della discussione che c'è stata in Consiglio, abbiamo ritirato le varie proposte di risoluzione perché la Presidente Giachi ha detto che verrà fatto gli stati generali del teatro e conseguentemente verranno auditi i direttori e cercheremo lì di capire in maniera più approfondita lo stato dell'arte. Sentiamo il commento da parte di Luciana Bartolini della Lega. La Fondazione Teatro della Toscana è composta da vari teatri: il Teatro della Pergola di Firenze, il Teatro di Rifredi e il Teatro Era di Pontedera. La Regione Toscana ogni anno dà un contributo di 2 milioni di euro e, insieme a tutti gli altri contributi che dà il Ministero della Cultura, Comune di Firenze, Città Metropolitana e vari comuni altri, si arriva a circa 8 milioni di contributi per questa fondazione. Le cose negli ultimi 3 anni non sono andate molto bene economicamente, in particolare nel 2023 c'è un rosso di circa 1,8 milioni di euro. Quindi per questo motivo abbiamo chiesto la comunicazione della Giunta sulla fondazione. La comunicazione che ci ha fatto il Presidente Giani non è stata molto approfondita, è stata abbastanza scarna. Comunque in Consiglio abbiamo fatto poi una discussione, noi abbiamo presentato delle proposte di risoluzione perché ci teniamo molto alla cultura del teatro. In particolare abbiamo rilevato che il Teatro di Rifredi, che era un'eccellenza, ha avuto delle problematiche e i lavori sono cominciati solo qualche giorno fa, mentre per la Pergola sono iniziati, mi sembra, il 3 o 4 di ottobre, ora non ricordo. Fra l'altro il Teatro di Rifredi faceva un buon lavoro con le scuole, cosa che anche noi in Commissione Cultura cerchiamo di portare avanti per creare nuovi spettatori, altrimenti poi troppi teatri vanno a chiudere. Infine le parole di Stefano Scaramelli di Italia Viva.
Non è facile trovare sempre un equilibrio finanziario in tutti i teatri della Toscana, in particolar modo quelli più importanti, e il Consiglio regionale ha fatto la sua parte, la Toscana ha fatto la sua parte, anche altri soggetti vengono chiamati alla responsabilizzazione delle iniziative da prendere, servono risorse, la cultura è un investimento e come tale la maggioranza di governo della Regione Toscana che governa Tel Aviv e il Partito Democratico ovviamente sostiene le politiche per la cultura, è evidente che non tutto può essere chiesto a noi, il governo deve fare la sua parte, ma soprattutto anche soggetti privati devono contribuire con le proprie risorse per fare di un sistema cultura un modello unico nella nostra regione.